L'appuntamento per la 22esima giornata del campionato di Serie A oggi è allo Stadio dall'Ascoli. Si affrontano Bologna e Lazio. Entrambe arrivano da una vittoria per i rossi-blu contro l'Udinese, successo che rinfranca la posizione di classifica ben tranquilla dei felsini, per la Lazio di prestigio con l'1-0 maturato a San Siro contro il Milan, secondo in campionato. Ci sono quindi tutti gli elementi per assistere a un bel incontro. Poca pretattica da parte di Radice e Chinaglia, che schierano il loro attacco migliore. Turchi Mazzevas per il Bologna, Ridel e Sosa per il Capitolino. La gara entra nel vivo quasi subito. Al 9 minuto Calle Ridel si libera per la conclusione. Cusin ci mette un piede e la palla termina in calcio d'angolo. Primo attacco quindi da parte della Lazio. Con gli sviluppi del tiro dalla bandierina, la palla è diventa buona per Tini. Cusin si frappone ancora e salva i suoi. Tiro centrale del centrocampista laziale. Al primo tentativo, il Bologna passa in vantaggio. Ed è una marcatura davvero bella quella di Schienardi, che anticipa Fiori in uscita, beffando con un delicato pallonetto che muore all'angolino basso. 1-0 per il Bologna, che potrebbe raddoppiare subito dopo. Conclusione secca di Notaristeo e Fiori respinge. 35esimo ingenuità di Verga che si lascia scappare Calle Ridel e non trova niente di meglio che stenderlo in piena area. Calcio di rigore per la Lazio che può quindi pareggiare le sorti dell'incontro dagli 11 metri da Ruben Sosa che non ha pietà di Cusin e impappa la partita 1-1 al 35esimo. Lazio che potrebbe addirittura portarsi in vantaggio poco prima dell'intervallo. La conclusione di Sosa però viene respinta da Cusin e Bologna riesce a liberare. Nella ripresa sono soprattutto i padroni di casa a cercare con maggiore insistenza la via del vantaggio. Al 57esimo Mariani trova pronto Fiori e respinge da par suo. Al 63esimo è Sturkilmaz ad andare al tiro da buona posizione, palla che però sibila alla sinistra del palo difeso dal portiere della Lazio. Al 79esimo clamorosa opportunità che capita sui piedi di Valls, il sinistro dell'attaccante tedesco incoccia però contro il palo e la Lazio si salva. Nel finale di gara doppia opportunità per l'altro tedesco, quello della Lazio, Calle Ridel, che trova però sulla sua strada sempre Cusin. Finisce pertanto 1-1 al Dall'Ara, con il Bologna che deve recriminare soprattutto per l'errore di Verga del primo tempo che è costato il calcio di rigore, trasformato poi da Ruben Sosa. Un punto che comunque i due allenatori accolgono con il sorriso. Si muove la classifica, la prestazione delle due squadre è stata comunque positiva ed il pubblico ha trovato piacevole tutto l'andamento del match.